Si lotta fino all'ultimo minuto per il podio, con cinque leoni in campo che ti fanno stare scomodo. Si vuole fare bene dalla prima e tutto l'anno. Sei che sopra quel campo do l'anima ad un compagno. C'è solo quella bandiera, wow, a dimora. Un minuto se n'è andato da questo derby che l'Andrea Costa deve provare a vincere per cancellare l'onta dell'andata. Sin da subito, vedete, anche la difesa di Imola è in adeguamento. Sbaglia un altro tiro da fuori, anche la Virtus non sbaglia, invece Mladenov sin dall'inizio. 69 punti a partita per l'Andrea Costa, 77 per Imola, che risponde. Bene Coach Ragazzi, che Imola nel tiro dei tre punti non sempre è stata molto carica, molto... Primo nella fase embrionale appunto della stagione in Supercoppa, la vinse di 7 l'Andrea Costa, poi lo sappiamo il ritorno. Anche intelligente Mladenov a buttarsi dentro in uno contro uno, lui ha delle grandi gambe contro Restelli. Diciamo così, idea non propriamente brillante. No, anche perché ecco, dall'altra parte arriva subito la zampata del campione. Quarto è l'imperativo della squadra di coach Grandi, che sappiamo nelle ultime gare ha gestito malissimo i finali punto a punto a cui è stata chiamata. Sul cubo dei cambi vedremo che cosa farà, se toglierà il negativo Restelli oppure... Alta per carta il mancino, che ancora non si è visto in questa partita. Si è visto invece Galassi che arma il braccio di Vigori. Entrambe le squadre chiaramente giocano le proprie gare interne qui al Ruggi. La tripla da parte di Galassi, che riceve, prende, spara. Spettacolo offerto dai primi due. No, hai ragione, però dall'altra parte c'è sempre Galassi. Agli avversari dell'Andrea Costa, bisogna fermare Galassi, si va per la tripla di carta. Partita riaperta sulla tripla del numero 3 della Virtus. Marangoni si mette in proprio, va a perderla questa volta. Recupera Magagnoli 2 contro 1 con Morara, che appoggia il canestro. Di non forzare alle triple da tre punti, sbaglia la bomba, la Virtus, il rimbalzo però è di Aglio. Che balla sulla linea di fondo per mantenere il possesso della palla. Aglio distribuisce per Galassi, si va da Mladenov che tira in precario equilibrio. Visto da parte di Trentin, nel frattempo ha tolto un po' le castagne dal fuoco, nel frattempo Mladenov spara ancora e chiama raccolta tutto il pubblico. Diciamo che l'Andrea Costa si accontenta alla fine anche della vittoria, sia ben chiaro. Aglio raddoppio di marcatura, non c'è spazio, e invece sì, bel canestro da parte di Carlo Aglio.